La musica e le parole si sposano perfettamente, però quando devi metterle in scena devi sciogliere questa matassa, recuperare un filo e cominciare a distribuire questo filo e creare un tuo racconto. Però un esercizio veramente potente che penso aiuterebbe, vi aiuta proprio nello sviluppare un pensiero che dopo uno declina in quello che vi piace fare concretamente, è proprio dire: tu hai una musica, quindi voi ascoltate questa musica qui, leggete queste parole qui e poi dovete scrivere. E quindi qua arriva il legame con il vostro lavoro. Scrivere che cosa succede. Buongiorno a tutti. Mi stupisce quanto siete rigorosi e bravi. Evviva. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Voi avete l'immagine di uno che sta camminando in un luogo buio con delle anime dannate che gridano. E di là, chiare, fresche, dolci acque, ove le belle membra. Avete visto un'immagine? La forza dell'immagine è nella parola. È interessante la storia del 5G, quello che si accusa la Cina è di voler spiare, ma secondo te quando compri su Amazon e dai tutti i tuoi dati ad Amazon, che cos'è questo? Credo che in ogni paese che tu vada l'informazione libera non sia ben vista, il giornalista che racconta non sia ben accettato e guardato con sospetto. Però questo fa parte anche del nostro lavoro per antonomasia. Esattamente come volevo essere Newland Archer, che è l'unico personaggio a essere ricambiato da Elena Lenska, io volevo essere la più brava. Perché non potevo essere la più brava? Perché per diventare bravi ci vuole molto tempo e perché per diventare bravi bisogna avere il tempo di conoscere molte variazioni della stessa cosa. Per essere bravi bisogna essere molto preparati. Non so se sia capitato anche a voi questa cosa. Magari da bambini una creatività, veramente un'irruenza pazzesca. Nell'adolescenza un momento di, così, di autocoscienza. Un momento in cui uno si rende conto dei suoi limiti e ha paura a sfidarli. Un momento anche di quel perfezionismo un po' depressivo che ti dice: no, ma tu non sei in grado. E poi volevo chiederti anche se sia giusto, se effettivamente possiamo definire questo estro come tormento, ma anche sofferenza e dolore, appunto, se sia giusto definire la scrittura una sorta di terapia, possiamo dire, di seduta terapeutica che la singola persona fa per cercare di colmare o di alleviare il proprio dolore. È che tante volte se io soffro e mi metto a scrivere a partire da una cosa che mi ha fatto soffrire, quello che succede non è tanto che mi sento curata da questa azione, ma che inizio a provare un piacere in quella sofferenza che altrimenti non avrei provato. Buongiorno, sono felice di essere con voi. Mi chiamo Monica Bulai e sono una fotogiornalista, reporter e documentarista. Ho viaggiato da sola nella terra degli afghani, cercando di condividere tutto con loro, affidandomi al loro buon senso e seguendo la geografia di sicurezza che tutti gli afghani conoscono. Ho viaggiato a piedi, con taxi collettivo, con autostop, con camion, con l'asino, con yak, condividendo le lacrime, la paura, il sonno, la stanchezza, la fame, l'allegria. E solo così, rinunciando da essere embedded, quindi con l'elmetto e il giubbotto antiproiettile di un fotografo che segue le truppe, vede soltanto le truppe, vede soltanto la guerra, ho fotografato questa guerra cronica, ormai 40 anni dall'invasione sovietica nel 79, maledetto dicembre del 79. E ho visto la guerra dappertutto, negli occhi degli afghani, nella loro vita quotidiana, nei gesti, nella paura di sopravvivere ancora un giorno.